Una sconfitta 2-0, come la commenta? Speravamo di vincere, oggi bisognava vincere, però andiamo avanti, fortunatamente siamo all'inizio. Speriamo che rientri presto Floccari, che secondo me ci può dare una forte mano nelle prossime partite. Si aspettava di più da questa SPAL? Oggi probabilmente sì, forse è la prima volta da un anno a questa parte che la SPAL la vedo giocare male, però andiamo avanti così, ancora forza SPAL. Grazie mille. Grazie. 2-0, una sconfitta forse meritata perché la SPAL non ha giocato come al solito. No, in effetti l'ho vista molto meglio l'altra volta, però devo dire sono rimasto favorevolmente impressionato dal pubblico che l'ha sempre incitata fino alla fine, quindi forza SPAL e ci rifaremo. Secondo te quali sono i correttivi da apportare per riprendere subito il cammino? L'attacco, vedere Boriello un po' più dentro l'azione, spesso era fuori, quindi speriamo per l'attacco. Ok, grazie mille, ciao. Grazie. Oggi un 2-0, te lo aspettavi? Eh? Te lo aspettavi? No, era da pareggio. Oggi la SPAL purtroppo ha perso 2-0, se lo aspettava? No, non così netto. Secondo lei dov'è che è mancata la squadra? Secondo me è mancata sicuramente al centrocampo e anche un po' in attacco. E secondo lei? Sono d'accordo anch'io, una brutta sconfitta. Oggi dovevamo comunque cercare di vincere, almeno perché sono partite da vincere queste se vogliamo salvarci. E adesso due partite molto toste, Milano prima e poi il Napoli qua sabato prossimo. Sì, direi due sconfitte annunciate. Speriamo di fare bene col Crotone fra due settimane. Anche secondo lei saranno due partite toste? Sicuramente sì, dobbiamo ancora conoscere la Serie A, cosa vuol dire. Nelle prossime due partite la conosceremo molto bene, secondo me. Grazie mille ragazzi, no, grazie. 2-0 ragazzi, come lo commentate? Ma non mi aspettavo i due gol perché avevamo un'ottima difesa, ma rispetto alla settimana scorsa è cambiato qualcosa. Quindi un passo indietro? Mi sa di sì, brutto dirlo ma mi sa di sì. Sei d'accordo? Sì, sei d'accordo con lui? D'accordo pienamente. E adesso due partite toste però per fare punti. Due partite toste, dovevamo vincere oggi per cercare di compensare un po', non ce l'abbiamo fatta, ma ogni partita è sempre diversa, quindi ci aspettiamo qualsiasi cosa. Una cosa bella però che sto venendo al mazzo, tante famiglie con figli come siete anche voi. Sì, sì, è vero, è vero. All'inglese diciamo, dai. Esatto, e più anche della settimana scorsa, mi fa piacere. Grazie ragazzi, buona ciao. Serata. Ciao, grazie. Ciao. Come commenta questo 2-0 della SPAL? È meritato, il Cagliari ha secondo me un passo in più rispetto alla SPAL, quindi non ha rubato niente. Cosa ci manca da fare per salvarci, visto che dopo due belle partite oggi un po' forse un passo indietro? Un po' di fiducia e un po' di carica e avere più fiducia anche nelle punte. Magari l'allenatore avrebbe potuto evitare certi cambi e dare più fiducia a Paloschi, ecco, secondo me. Però tutto bene. Grazie mille. Grazie. Grazie.